Candida al seno. Cos'è? Quali sono i sintomi? Si può prevenire e come fare per curarla? Bene, queste sono le quattro super domande che andremo a fare alla nostra super ostetrica. Ma prima di iniziare, lasciate che ci presentiamo brevemente. Io sono Matto Silva, osteopata neonatale e pediatrico. Io sono Maria Chiara, mamma di due bimbi di un terzo in arrivo ed ostetrica che accompagna le donne lungo tutto il percorso nascita. È autrice anche del videocorso ad esempio sull'allattamento, il videocorso sul perineo in gravidanza e postparto e tantissimo altro che trovate sui nostri siti web mattosilvaosteopata.com e dottorsilva.com, insieme ad altre decine di videocorsi per favorire il miglior sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino ai primi anni di vita. Bene, iniziamo subito Mary. Candida al seno, che cos'è? Dunque, l'infezione da candida, quindi di fatto la candidosi, è una problematica ovviamente infettiva legata all'insorgenza di questo fungo patogeno, di questo micete, ovvero la candida albicans, che può arrivare in tantissime sedi diverse del nostro corpo. Se stiamo allattando, potrebbe essere che arrivi anche a livello del seno, quindi l'infezione da candida a livello del seno. Perché arriva? Come fa ad arrivare? Come facciamo ad accorgersene? Tipicamente l'infezione da candida ha un quadro molto particolare, perché le donne raccontano di sentire dolore, di avere una sensazione di come una stilettata, un fastidio proprio profondo tra una poppata e l'altra, con un dolore che va fino all'interno del corpo, addirittura fino alla schiena. Quindi è qualcosa che già ci sembra sganciato rispetto al dolore d'attacco, al dolore delle ragadi. È un dolore molto atipico. E poi le caratteristiche che noi possiamo vedere sul seno, sull'areola, sul capezzolo, sono proprio particolari. C'è un capezzolo arrossato, infiammato, con delle chiazze di colore anomalo. Questo è quello che possiamo vedere sul seno, quindi percezione della mamma. Ma poi osserviamo anche il bambino, perché spessissimo l'infezione da candida ce la passa proprio il bambino. Quando ha un mughetto, e ce ne accorgiamo perché sulla lingua si crea una patina bianca costante, a lui non dà fastidio, non dà problemi, ma la dobbiamo osservare noi, quindi è molto diverso rispetto alla lingua bianca del lattante che ha appena preso latte e quindi chiaramente rimane la lingua più chiara. Si forma proprio una patina, uno strato bianco un po' più spesso, costante durante la giornata. Quindi se il bambino presenta il mughetto o ancora un'irritazione da pannolino, quindi sederino arrossato con delle papule molto estese, particolare, in associazione a un seno che non ci sembra stare molto bene, una sensazione dolorosa particolare tra le poppate con queste sensazioni simili stilettate, potremmo essere in presenza di un'infezione da candida al seno. Oppure ancora potrebbe arrivare a seguito di ragadi maltrattate. Le ragadi ovviamente sono dei tagli, delle aperture. Occhio a quando entriamo in contatto con questo seno, perché dobbiamo farlo il meno possibile, dobbiamo toccarlo con mani pulite, altrimenti siamo noi che andiamo a creare di fatto un'infezione. La candida prende il sopravvento in situazioni di forte stress, di grande stanchezza fisica, quindi ovviamente un quadro perfetto per una neomamma. Se siamo in presenza di questo quadro, ovviamente dobbiamo trattarci, dobbiamo curarlo e nell'arco di poco tempo tendenzialmente migliora. Quindi mi raccomando, evitiamo il fai da te, cerchiamo un professionista specializzato nell'allattamento che ci possa intanto guidare, quindi fare diagnosi, escludere altre cose e poi capire qual è la terapia migliore da prendere, se la dobbiamo prendere solo noi o se la deve prendere anche il bambino. Bene Mary, sei stata veramente super 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 esaustiva, grazie mille di cuore. È stato un piacere creare questi contenuti informativi per voi. Vi chiediamo di lasciare un like a questo video, di venirci a trovare sul nostro sito web con tutti i videocorsi per favorire il migliore sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza, ma poi nei primi anni di vita del bambino. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!